In partenza per Firenze per partecipare a una discussione, a un evento organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme alla Regione Toscana. Il tema è interessante, stimolante, perché sostanzialmente fa parte del percorso del Dipartimento sull'Open Government e si tratta di riflettere su come i principi alla base dell'Open Gov, e cioè trasparenza, partecipazione e collaborazione, possono essere valori abilitanti e creare un territorio intelligente, fatto di relazioni, di connessioni e di iniziative, ma soprattutto di innovazione. Andiamo a vedere. Perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi perché si chiude il percorso pilota con Regione Toscana, un percorso che abbiamo iniziato a febbraio del 2023 e oggi siamo qua per raccontare i risultati che abbiamo conseguito, le attività che abbiamo fatto e le prospettive future sul tema dell'innovazione digitale inclusiva. Va bene, buon lavoro dopo. Grazie. Oggi siamo qui perché è l'evento di chiusura del percorso pilota che il Dipartimento di Funzione Pubblica ha condotto insieme alla Regione Toscana. Su dati e PNRR. Dati PNRR. Di cosa parleremo nel dettaglio? Parleremo di cittadinanza digitale, dati aperti, promozione dell'intelligenza territoriale attraverso strumenti di innovazione. A proposito di intelligenza territoriale, che è bellissimo come termine, che io uso il termine piattaforma, intelligenza artificiale o vendetta? Una nuova prospettiva? Questo sì, è sicuramente già una realtà, più che una prospettiva, però c'è bisogno di qualità dei dati, etica, maggiore etica e soprattutto anche consapevolezza maggiore nelle istituzioni pubbliche su questo tema. Dell'importanza del dato aperto. Va Esatto. bene, adesso andiamo a lavorare, poi dopo casomai facciamo un'altra battuta alla fine. Perfetto. Allora, assessore, siamo in un territorio molto importante, ricco, ricco di esperienze, ricco di energie, ricco di idee, però un po' come il resto d'Italia c'è ancora questa forbice tra una maturità in termini di offerta di servizi, no? Lei sa che a livello europeo, a livello italiano siamo a livelli europei, e però c'è ancora questa difficoltà a creare una cultura del digitale fra i cittadini. Voi state portando avanti questa iniziativa che in effetti può fare la differenza, cioè aiutare a sviluppare una consapevolezza del digitale. È esattamente questo il passaggio. Devo dire che sulla consapevolezza ci sono degli avanzamenti misurabili e apprezzabili, ma c'è molto da fare. C'è molto da fare all'interno della stessa amministrazione pubblica. La Regione sta sollecitando e valorizzando il lavoro fatto anche dagli enti locali più avanzati, ma quelle realtà più avanzate ancora non hanno dispiegato una condivisione su tutto il territorio, anche perché per farlo ci vogliono competenze, ci vogliono risorse, ci vogliono strumentazioni, ma ci vuole soprattutto capacità di operare in questo settore. Questa nuova consapevolezza però ormai è un patrimonio non discutibile e su questo stiamo davvero cercando di portarci dietro tutti gli enti locali. Il nostro centro in qualche misura sta raccogliendo e implementando tutto il lavoro delle pubbliche amministrazioni che a noi si rivolgeranno in un progetto nazionale molto, molto ambizioso, quello del Certo. cloud, che sui dati e sulla gestione e sull'efficienza della pubblica amministrazione sta scommettendo il futuro del nostro paese. Allora, Gianluca, parte posto bellissimo come al solito, come si chiama questo palazzo? Palazzo Sacrati Strozzi. Bellissimo, piazza Duomo, straordinario. Come si fa a non venire a Firenze a partecipare a questi eventi? Però a parte la bellezza, anche i contenuti. E oggi di cosa parliamo? Oggi cerchiamo di unire due temi molto molto importanti. Uno è quello della facilitazione digitale e l'altro è quello della trasparenza e della partecipazione civica e della cittadinanza digitale. Noi stiamo ormai nel vivo dei progetti di facilitazione digitale. I centri di facilitazione iniziano ad aprire un po' in molte regioni e i cittadini cominciano a interagire con la pubblica amministrazione tramite questa nuova Perché sai, rete fisica, perché no? il grande dilemma che
appunto oggi sicuramente verrà citato che anche il DESI ci restituisce ogni anno, la offerta è cresciuta, siamo ai livelli ormai europei, il grosso problema nostro intendo paese è la domanda dei servizi, l'utilizzo di questi servizi. Voi state cercando proprio di chiudere questa forbice. Esatto, e il tema è quello delle competenze digitali di base, ma non solo. Infatti quello che cerchiamo di fare oggi è di cercare di guardare oltre le competenze digitali di base, cercando anche delle competenze digitali specialistiche, ossia saper leggere i dati aperti. Questo è l'altro tema importante di oggi. Quindi come, leggendo i dati aperti della pubblica amministrazione, si riesce a capire meglio qual è l'azione della pubblica amministrazione nel territorio. Questo è un ulteriore passo avanti. Tra l'altro, se mi capita, oggi anch'io interverrò e lo metto in evidenza, è fondamentale il concetto di partecipazione civica nella creazione di valore pubblico, cioè è un'azione che porta valore nell'azione pubblica, non è un esercizio. Buon lavoro. Grazie mille. Di tante cose, mattinata interessante. Io ho citato quel bel libro intitolato La partecipazione civica nella creazione di valore pubblico. Secondo me interessante, sintetica come espressione, ma cosa vuol dire sul campo? Ma vuol dire innanzitutto coinvolgere la cittadinanza nell'andare a vedere cosa fa la pubblica amministrazione, che può voler dire tutto e niente, ma soprattutto vuol dire come vengono spesi i fondi che la pubblica amministrazione ha, perché lì si vede, seguendo, come si dice, seguendo dove vanno a finire i soldi, no? Spesso si trova, quindi l'azione pubblica spesso va a finire in qualcosa di concreto, no? Che viene finanziato, quindi avere a disposizione dei dati, delle informazioni su dove vanno a finire, dove vanno a cadere questi fondi e per fare cosa, quindi cosa costruiscono, quali servizi vanno a sviluppare, ti dice molto di come funziona la macchina, no? E ti dà anche quegli strumenti per poi poter partecipare, quindi poter dare un contributo. Lo diciamo oggi, partecipare non significa solo far riferimento al concetto di trasparenza e di partecipazione, ma significa appunto aggiungere valore, perché aprire significa che coloro che partecipano ti hanno la possibilità di controllare, di migliorare, di monitorare, comunque crei un'azione collettiva di creazione di valore. Sì, sì, uno lo può pensare un po' come una torta multistrato, no? Tu la vedi come la mille foglie. La mille foglie, in cui c'hai lo strato di dato pubblico, che ma parte dallo strato sotto, che può essere la pasta, no? Sì. di dato pubblico, sopra c'è un bello strato di dati raccolti dai cittadini, esatto. Che possono essere come integrabili, no? Che vanno a creare un tutt'uno su cui poi si può creare un nuovo strato, un nuovo layer, in cui sempre la pubblica amministrazione ci mette altre informazioni, ci mette altre competenze e piano piano si crea una forma collaborativa, partecipativa e che crea un valore che effettivamente poi, no, è una rispondenza a quelli che sono i bisogni delle comunità, altrimenti tutto rimane un po' nell'astratto alla fine. Rischia di rimanere nell'astratto. È lontano dai veri problemi, dai veri bisogni, al contrario. Grazie. Allora, finita la mattinata, cosa ti porti a casa? Cosa ti è piaciuto? Porto a casa che la rete è veramente un grande valore e facendo rete scopriamo un sacco di... Faccio strada, come si suol di dire. Novena, un sacco di punti di vista diversi e li possiamo mettere insieme. E mi sono appuntato tantissime idee, tantissimi spunti e stimoli che sono arrivati e questo è davvero un momento da ripetere periodicamente in tutto il territorio, proprio per vedere questa rete di facilitazione come si sta concretizzando, come cresce e soprattutto appunto come puoi evolvere, esatto. E non lasciarli soli, perché esatto, sennò questo rimane, esatto. Quindi appuntamento alla prossima occasione. Grazie per l'esperienza. Grazie.